L'oro di Napoli è custodito in provincia. A pochi chilometri dal capoluogo campano, a due passi dalla città dei palasport chiusi, in quelle zone troppo spesso etichettate con lo sgradevole bollino di Gomorra, l'oro di Napoli, anche se in pochi lo sanno, si chiama Arzano Volley. Centinaia di tesserati, tanta attività sociale, un'ottima capacità di comunicare, organizzazione capillare, passione ed ovviamente trionfi sportivi a raffica. Ecco cos'è l'Arzano Volley della famiglia Piscopo. Ed ecco spiegato il perché del conferimento del marchio di qualità d'oro per l'attività giovanile da parte della FIPAB. Un premio per pochissimi a livello nazionale, una consacrazione per appena 11 società femminili italiane. Un'emozione unica per chi ha profuso sacrifici, investimenti e competenze in un progetto che coinvolge quotidianamente centinaia di famiglie. È stata un'emozione molto grande, paragonabile alla vittoria di un campionato, perché noi non ci speravamo. Ogni anno ci abbiamo provato, lo perdevamo sempre per pochi punti e diciamo che quest'anno, che erano l'anno delle tre finali nazionali, se non l'avessimo avuto quest'anno penso che avremmo perso ogni speranza. Però la soddisfazione poi lascia il posto alla responsabilità, perché noi non ci dobbiamo soltanto vantare di avere un marchio d'oro, ma poi dobbiamo con i fatti dimostrare che questo marchio l'abbiamo meritato. E quindi ogni giorno in palestra dobbiamo dare sempre di più a queste ragazze che fanno tanti sacrifici per venire a fare pallavolo ad Arzano. Risultato ottenuto grazie ad un lavoro di qualità fondato su numeri da capogiro, nonostante le ataviche carenze strutturali che da troppo tarpano le ali di chi come Arzano promuove la pallavolo a sud di Roma. Basta scorrere l'elenco delle 11 società d'oro per scoprire la solitudine meridionale per quel che concerne il settore femminile della società partenopea. Un autentico miracolo tutto campano, perpetrato in uno straordinario clima di normalità, divertimento e condivisione. Abbiamo 250 ragazze iscritte ai nostri corsi, facciamo 21 campionati federali, partecipiamo a quasi sempre col doppio campionato in tutte le under e cerchiamo di disputare il campionato di Serie D e Serie C con ragazze under 16 e under 18, in modo da poterle farle crescere e insomma trovare poi delle soddisfazioni nelle finali provinciali e regionali. Prima squadra in B1, seconda squadra in Serie C, partecipazione a tutti i campionati provinciali giovanili, che negli ultimi anni ha portato l'Arzano Volley sul gradino più alto del podio in under 18, under 16 e under 14, con partecipazioni continue a finali nazionali. Arzano è da anni ai vertici del movimento, da anni a lottare per emergere ai massimi livelli, da anni a rappresentare la propria città come nessun'altra realtà sportiva arzanese forse mai riuscita a fare. La competizione aiuta a crescere tutti, la qualità delle altre società ti fa crescere e io molto spesso nei corsi dico la colpa è degli allenatori, siamo noi allenatori che dobbiamo dare gli stimoli giusti sia alle società, quindi ai dirigenti, che alle bambine. Noi siamo il fulcro della pallavolo, soprattutto in Campania, dove gli allenatori fanno un po' di tutto, quindi io spero tanto che anche le altre società, e sono contentissime, anche Pomigliano ha preso il marchio d'oro, Nola ha preso il marchio d'argento, le altre società hanno preso il marchio d'argento, perché se aumentiamo la competizione e la qualità media del nostro livello, ne beneficiamo sicuramente tutti quanti. L'oro di Napoli, dicevamo, l'oro della pallavolo campana. L'Arzano Volley splende e forse, purtroppo, pochissimi lo sanno. Per Sottorete Campania, Giulio De Luigi.